e sono qui anche in qualità di rappresentante dell'Italian Chapter dell'International Geology Association. L'Associazione Internazionale di Geologia Medica è un'associazione transnazionale, un'associazione internazionale appunto, che ha come obiettivo lo studio dell'effetto dell'ambiente, in senso geologico, sulla salute umana. È una disciplina relativamente nuova, l'associazione è stata fondata appena 10 anni fa, però le prospettive sono, diciamo, più che buone, anche perché siamo assolutamente convinti, scusate che mangio la mia presentazione, che il contributo che si può dare all'ambiente, alla salute, attraverso lo studio di alcuni parametri geologici è estremamente importante. Uno degli assi portanti, che significa impatto della geologia e dell'ambiente circostante sulla salute umana, è un po' tutto. Immaginate le polveri atmosferiche naturali, noi non studiamo processi antropici, sono le polveri naturali, sono i contaminanti, quelli che vengono definiti erroneamente contaminanti naturali. Pensate al Bangladesh, per esempio, no? Dove ci sono enormi quantità di arsenico che nessuno ha messo lì se non la natura, e che gli abitanti sono costretti a a introdurre nell'organismo perché hanno una sola possibilità: devono morire o avvelenati da arsenico oppure di sete, non c'è altra possibilità. Quindi i poveri soffrono, come in molti casi succede. Questo arsenico non è un contaminante, quello è semplicemente un ambiente ostile, è chimicamente ostile. Per tenere ferma questa ipotesi dobbiamo immaginare la Siberia è un ambiente contaminato, è inquinato dal freddo, un agente fisico? No, è semplicemente un ambiente ostile. A 40 gradi, 50 gradi sotto zero si vive piuttosto male. Uno, ecco, questo per darvi un'idea di quello che è la geologia medica. Andando ora ad uno degli assi portanti della geologia medica, questo è la mineralogia e tutto quello che ha connesso alla mineralogia. La mineralogia è la scienza che studia i minerali. I minerali sono tutto. I minerali sono lo stato solido, sono lo stato solido organizzato. Quindi lasciamo perdere questo mattone che è artificiale, se uscite appena fuori dalla porta di questo bellissimo edificio, tutto quello che vi circonda è il minerale, il fango, le rocce, quello che è nell'aria, sono tutti minerali. Beh, alcuni di questi sono ostili all'uomo, sono tossici, gli possono arrecare dei danni, altri invece sono benvenuti. Quindi noi non studiamo solamente gli effetti ostili, studiamo anche gli effetti benefici. Per esempio il selenio può portare dei contributi all'organismo umano se è ingerito in una certa quantità. Il sodio, lo sapete meglio di me, la Celsius lo insegnava, è la dose che fa il veleno. Se noi prendiamo del sodio in cucina, ci mettiamo sulla nostra insalata, è una cosa gradevole, però se ingurgitiamo enormi quantità di sodio, stecchiti, non è possibile sopravvivere. Ecco, questa è la differenza tra un ambiente ostile e un ambiente, diciamo, diciamo che può aiutare l'uomo nella sua vita. Ora, l'organizzazione, l'IMGA, l'Associazione Internazionale di Geologia Medica, è organizzata in chapters, cioè gruppi nazionali. Ecco, questo vi dà un'idea di quello che siamo riusciti a fare in 10 anni, quando praticamente, guardate le Americhe per esempio, sono state tutte quante, in questi paesi sono stati organizzati dei chapter locali. Noi abbiamo delle forti collaborazioni con la Russia, con l'America Meridionale, in particolar modo con gli Stati Uniti e specificamente con l'AFIP, che probabilmente qualcuno di voi conosce come acronimo, che è Armed Force Institute of Pathology, quindi è l'istituto di patologia delle forze armate americane del Ministero della Difesa. Ecco, loro hanno un'enorme quantità di materiale, specie quello diciamo prelevato chirurgicamente da militari, e che può essere oggetto di studio. Come nacque un pochettino? Io non voglio presentarvi i dati, voglio cercare di portarvi
non dico idee, ma quelle che possono essere spunti di possibili collaborazioni. Noi nel 2009, noi ricercatori dell'Istituto di Metallurgia di Limana, del CNR, nel 2009 abbiamo organizzato una conferenza internazionale sulle argille. Le argille sono composte da minerali argillosi, sono materiali molto piccoli, normalmente minori di 2 micron. Ce ne sono alcuni che sono meno di 0,1 micron. Parentesi, l'Organizzazione Mondiale della Sanità nel 2001 ha lanciato un early warning relativamente alla presenza di alcuni minerali argillosi nell'atmosfera, specificamente nei smettiti, che potevano causare danni perché unitamente a questi alluminosificanti potevano essere associati degli elementi metallici pesanti che potevano indurre patologie polmonari. Scusate se ogni tanto dico qualche sciocchezza dal punto di vista medico, ma siccome sono un geologo, per me potete convenire di farlo. Ecco, nel 2009 presentammo ci tengo a dire questa storiella, perché l'attore principale di questa storiella è la regione Basilicata. Nel 2009 noi abbiamo presentato uno studio per svolgere il quale abbiamo impiegato 6 anni, 12 ricercatori, che riguardava la presenza di asbesto in Basilicata, asbesto naturale, quindi non amianto che è stato portato lì, ma un amianto che è lì perché è lì da alcune diverse decine di milioni di anni fa, e abbiamo fatto uno studio piuttosto esteso per cercare di valutare il rischio asbesto correlato. Ecco, a partire da questa conferenza partecipò anche il chief del laboratorio dell'AFIP e disse: ah, ma voi siete bravissimi, no, ecco, è un gruppo di eccellenza nel laboratorio adesso, e quindi disse: perché non organizzate la prossima conferenza internazionale di geologia medica? Ecco, è nato questa cosa qua, una cosa bellissima, vedete che ci sono biominerali, biomateriali, ambiente, tossicologia ambientale, epidemiologica, eccetera, eccetera, tutto quanto centrato sulla salute. Quando in quell'occasione presentammo, grazie alla regione Basilicata, qualche anno prima c'è stato un signore del Dipartimento Ambiente che disse: ma come, che strano, a Lavello abbiamo delle concentrazioni di particolato atmosferico superiori alla norma, ma com'è possibile? Ma lì non ci sono industrie, è possibile che l'inceneritore fa tutto sto casino? E noi diciamo: proviamo a studiarlo. L'inceneritore non c'entrava nulla, chi portava le polveri atmosferiche era, diciamo, la natura. C'erano i venti che portavano polveri dal Sahara, polveri qui dalla zona del Vulture, o polveri dalla Puglia, e quindi in certi momenti dell'anno creavano questi picchi. Ecco, portammo al geometro 2011 questo lavoro, e lì ci fu qualcuno che disse: ma perché non organizzate una cosa sulle polveri? E siamo diventati imprenditori di noi stessi, cioè nel senso che ogni tanto in tanto organizziamo dei congressi in cui presentiamo le nostre ricerche. Ecco, ora da quello è nato un altro congresso che organizzeremo quest'estate, la prossima estate, scusate, che è incentrato sulla mineralogia applicata anche in campo medico e i materiali avanzati. Ma c'è bisogno del mineralogista, cioè della persona che studia i minerali, cioè di colui che studia lo stato di aggregazione della materia nelle scienze mediche? Beh, io ho preso dal web, alcuni si lavorano, non sono mostre, alcune immagini proprio per provocare, per cercare di stimolare la vostra curiosità. Questo qui è un minerale che si chiama crisotilo ed è uno dei minerali, dei 6 minerali normati, cioè ufficializzati, dell'asbesto. Questo materiale è tossico, diciamo che può provocare delle patologie polmonari abbastanza gravi. Questo qui è cosa? Beh, questo materiale grossolano che vedete un po' più, ecco, questo qui sono minerali argillosi, però questi filini qui sono un minerale. Allora, se voi provate a guardare la precedente, che è molto pulita, provate a guardare questo, uno dice: ah, sì, è chiaro, è del crisotilo con dei minerali argillosi. Falso. Questo non è crisotilo, questo si chiama sepiolite, questo minerale. Il primo è tossico, il secondo no, anche se hanno la stessa morfologia. Un medico riuscirebbe a dire questa cosa?
no, a volte non ci diciamo manco noi, dobbiamo fare degli studi specifici per andare a capire quanto è effettivamente tossico. Ecco, ora torniamo un attimino alla basilicata. Guardate, questo minerale si presenta come con dei ciuffi, delle fibre. Guardate quest'altro. Vabbè, questo sembra un po' più flessibile e questo un po' più rigido. Allora, io da profano, perché me l'hanno insegnato dei medici, dice questo qui potrebbe essere meno pericoloso che non questo che sembrano degli aghi. Falso. Il primo è il tremolite, un minerale tristemente noto in Basilicata perché è ad alto impatto sulla salute umana, perché è uno dei minerali dell'asbesto più pericolosi. E questo invece si chiama paligostite, che è un minerale argilloso che non c'entra nulla con il minerale dell'amianto, che è assolutamente non tossico. Ecco, morfologie molto simili, addirittura la seconda inganna rispetto alla prima, e quindi ecco il contributo del mineralogista. Questi sono davvero risultati di un certo interesse anche per voi. Si è detto per molti anni, io dico che si è parlato a lungo anche oziosamente sull'idea che alcuni minerali fossero tossici per l'organismo, perché potevano provocare delle patologie polmonari, e altri invece no. E allora, siccome io fondamentalmente sono mineralogista, ma sono anche faccio sperimentazione, quello che abbiamo fatto è stato: vediamo, ma noi riusciamo a distruggere questi minerali con qualcosa che è molto debole, come può essere per esempio un fluido polmonare, o un po' più aggressivo, come può essere come possono essere i succhi gastrici? Benissimo, è venuta fuori una cosa assolutamente inaspettata per alcuni versi, specialmente per il mondo della medicina, ma attesa per chi fa mineralogia. Questi sono i risultati di una ricerca pubblicata qualche mese fa, nel 2014, dove si va a dimostrare che il crisotilo si dissolve tranquillamente nel pH leggermente acidi. Cioè, nell'organismo, quando il crisotilo viene a contatto con fluidi con pH inferiore a 7, questo tende piano piano a disgregarsi. Se il pH è acido, come quello dello stomaco, viene completamente distrutto. Allora, ora si comincia ad aprire, almeno a me, che ho poche conoscenze, una luce relativamente alla pericolosità del crisotilo. Ma è questa la ragione per la quale non è stato mai trovato crisotilo dentro il polmone o dentro l'intestino? Probabilmente sì, uno, e voi mi risponderete perché lo sapete meglio di me, ma ci sono un sacco di morti da crisotilo. Sì, ma insieme al crisotilo spesso e volentieri ci sono gli altri minerali dell'asbesto. Allora non significa che io ti do un cefone sulla guancia destra, ti fa male a sinistra perché hai mal di denti, no, ed è stata quella la causa del provocare il dolore, non so se rendo l'idea. Cioè, quello è il crisotilo, è stato carrier del sistema, non è stata la causa. Beh, spaventosamente abbiamo visto poi, purtroppo per noi tutti, che la tremolite invece, l'altro, quello che ha confine con la Vulcano, non è facilmente solubilizzabile. E questo perché è strutturalmente un minerale diverso dall'altro. Però attenzione, in questa ricerca qua è venuta fuori una cosa, anche questa sorprendente, anche questo è un lavoro molto recente, di pochi mesi fa. Questi due minerali, che fatti fare un bel figurone, appartengono alla famiglia degli anfiboli, come se fosse Pasquale, no? Qui due Pasquale qui sono della stessa famiglia, cioè figli dello stesso padre, però si comportano in maniera diversa. Caino e Abele, uguale. Cioè, uno è molto aggressivo ed è differentemente solubile dall'altro. Allora, dobbiamo cominciare a studiare non i minerali dell'asbesto nel loro insieme, ma specifici minerali dell'asbesto, e solo voi potete dare un contributo al mondo delle scienze geologiche, mineralogiche, delle scienze della Terra, come le volete chiamare. Beh, questa è una foto presa non molto tempo fa in un paziente che ha portato un paziente operato di tumore al colon, nel quale è stata trovata questa immagine. Sembra molto brutta, ma è un'immagine molto bella, perché questa immagine è stata presa con un microscopio elettronico con particolari condizioni, cioè cercando di lavorare in camera ambientale. Quindi il tessuto era così come è stato prelevato, tagliato e messo in camera al microscopio.
Quel cristallo lì è un cristallo di amosite, cioè un cristallo, uno della famiglia Pasquale, di cui dicevo prima, di cui fanno parte 5 figli. Noi abbiamo fatto anche, cerchiamo di fare ricerche che si rivolgono al mondo della medicina. Qualche anno fa ho scritto un capitolo per un libro che si occupava di tutt'altra cosa, di glamurifia. E mentre facevo questa ricerca bibliografica intercettai un lavoro dove parlava di sindrome di Crohn. Dottor Fiore, mi spiace interrompere la sua appassionata presentazione perché è veramente molto. Sì, però magari se potete abbiamo dei problemi. Ok, abbiamo ancora due presentazioni. Allora, la sindrome di Crohn, se qualcuno ci può aiutare lo faccia, perché in questo lavoro è stato, ho trovato un lavoro dove hanno trovato all'interno dei tessuti dell'intestino degli allumosilicati che l'autore del lavoro, che non è un Fess perché è uno dell'Imperial College di Londra, diceva: ah, ecco, questo minerale ha formato, non è possibile, il minerale, perché dice che era una caolinite, la colite non è attiva, è inattiva dal punto di vista chimico, possibile che ha provocato questo, ma non è che è stata la colite, si è formata dentro l'intestino. Beh, non ve la porto per le lunghe, abbiamo sintetizzato dopo moltissimi tentativi caolinite a temperatura ambiente, in un ambiente completamente diciamo privo di oggetti, cioè dal punto di vista mineralogico sterile, ma con batteri, cioè sono stati batteri ad aver formato la caolinite e non il contrario. E poi abbiamo trovato una cosa molto carina, abbiamo ritrovato in letteratura che il rutilo, che è diossido di titanio, può essere causa della sindrome di Crohn. Quello che vedete qui sopra sono dei composti, non vi dico dove, sono stati presi in un fiumiciattolo. Quegli aghi che vedete non sono asbesto, sono aghi molto piccoli di diossido di titanio, che potrebbero allora indurre in certe popolazioni la sindrome di Crohn. Questo materiale qui è dentro il sedimento, ci vuole poco a sospenderlo e portarlo di nuovo via. Devo accelerare necessariamente. Vi dico solamente una cosa, un'altra provocazione medica che noi abbiamo raccolto ed è venuta una cosa molto bellina. Guardate, c'è stato un signore che ci ha portato un pezzo di, non so come si chiama, una massa che hanno tolto ad una persona che aveva la bocca bloccata. Questa è la pseudogotta vera. Hanno preso questo materiale, lo hanno portato a noi, lo hanno tagliato, dice per piacere, ci dici che cos'è? Ma una consulenza. È venuta fuori che questa aveva una struttura fibrorraggiata, l'abbiamo pulita, abbiamo cominciato a incuriosirci, abbiamo visto che non solo era il calcio pirofosfato, che voi conoscete bene e che si trova sempre in questi composti, ma occhio, guardate le morfologie, io che ho un occhio allenato, questa qui, questo materiale qua, che è il calcio pirofosfato, analizzato al TEN, ha la stessa composizione chimica di quest'altro, che è come una piastra, ma è morfologicamente diverso. Beh, abbiamo scoperto che questo qui è calcio pirofosfato, questo qui è calcio pirofosfato monoclino e questo è calcio pirofosfato triclino. Tutto sommato non cambia nulla. No, cambia, perché questo composto qua si può formare sperimentalmente, è stato fatto. Questo composto qua è stato fatto sperimentalmente, è stato cristallizzato a 70 gradi, 7-0 pallino del grado. Perché immaginate 70 gradi dentro la mandibola? Ah, allora c'è qualche altro problema, probabilmente sono stati i batteri ad aver sintetizzato, e questo non esiste in letteratura. Questo è il contributo della mineralogia alle scienze della Terra. Alle scienze mediche. Vi voglio dire solamente una cosa, per tornare indietro, l'uomo, l'ambiente, questa è l'evoluzione della Terra, è nata circa 5 miliardi di anni fa, qui ci sono i minerali, vedete le montagne, qui c'è l'uomo, noi siamo dei embrioni rispetto a quello che è la Terra, noi dobbiamo convivere con l'uomo, perché solamente mettendo insieme scienze della terra e scienze mediche possiamo vivere in un ambiente che può essere gradevole. Grazie mille.